33 sono i minuti che separano Milano da Torino con il treno ad alta velocità. Tra il 1 maggio e il 31 ottobre le due città saranno ancora più vicine in occasione di Expo 2015. Anche Torino si prepara all'evento. In Piazza Castello da qualche giorno c'è Spazio Agorà, un'arena riservata agli incontri e alle informazioni su Expo, con un'attenzione particolare al mondo dei bambini, che vengono accompagnati da tutor didattici in un percorso educativo su alimentazione e nutrizione, i temi centrali della manifestazione. Lavoriamo su 5 sensi, lavoriamo su alcune cose che avvengono proprio in cucina, legate alla scienza appunto, però ovviamente con un approccio che varia a seconda delle classi che noi abbiamo. In concomitanza con Expo, Torino sarà teatro di numerosi appuntamenti, dall'ostensione della Sindone alla visita di Papa Francesco, passando per il rinnovato Museo Egizio e le mostre di Modigliani, Tamara Dell'Empica e Raffaello. La città si mobilita per accogliere i turisti con punti informativi, merchandising a tema Expo e tante iniziative. Ma cosa ne pensano i torinesi di Expo? Ci andranno? Penso di andarci, non lo so. No, non mi sono proprio interessato. No. Se ho tempo ci vado, se no no. Io pensavo di andarci, appunto mi interessava magari vedere la cucina di altre culture. Si occupa di in particolare di alimentazione, tutto quello che riguarda il cibo e la cultura, e quindi questo credo che sia interessante da scoprire. Nonostante tutti gli scandali, comunque da visitare. Non mi incuriosisce più di tanto, perché non si è ancora ben capito cosa ci sarà esattamente. L'Expo con tanti cantieri aperti è una cosa ridicola se pensi che a Dubai per il 2020 sono già pronti per tutto. Parrebbe che siano molto indietro. Con diversi padiglioni ancora da completare, 20 milioni di visitatori attesi, a una settimana dall'inaugurazione sono ancora tante le incertezze del successo di un evento che divide l'opinione pubblica.